L'emergenza educativa non è un tema dei nostri giorni, era già avvenuto con forza nel 1550 quando San Giuseppe Calasanzio fondò a Roma i chierici delle scuole pie, detti Padri Scolopi, per l'educazione dei bambini poveri. La stessa esigenza venne sentita come bisogno impellente anche nella Spagna dell'Ottocento, quando Paola Montalforné, constatando per esperienza diretta che le bambine e le giovani donne avevano scarsa possibilità di accedere all'educazione, fondò una congregazione che si ispirò alle scuole pie di San Giuseppe Calasanzio. Paola nacque nel 1799 nei pressi di Barcellona, di umili origini fin da bambina, e rimasta vedova con cinque figli. La sua formazione si svolse all'ombra della parrocchia. Lentamente il desiderio personale si trasformò in una vocazione al compito educativo. Verso i 40 anni, con un'amica, si trasferì al confine con la Francia. Qui aprì la prima scuola femminile per l'educazione umana e cristiana delle bambine e delle giovani povere. Nel 1837 tornò in Catalogna, dove scoprì il carisma di Don Calasanzio, entrando in contatto con i Padri Scolopi. Con il loro aiuto elaborò le costituzioni di questa nuova congregazione. 10 anni più tardi emise i voti, impegnandosi alla vita di castità e alla vita religiosa verso l'insegnamento. Fondò scuole e collegi in varie città della Spagna. Alla sua morte nel 1889, le religiose delle scuole pie erano 349 e gestivano ben 19 collegi. Importante ricordare quanto i padri Scolopi e questo santo hanno fatto per la Chiesa. L'ignoranza alle scritture è l'ignoranza a Gesù Cristo. Tutte le volte che noi vediamo in loro questo grande esempio, ci fermiamo affinché l'educazione, sia alle varie realtà di scienza, di umanesimo e anche di vita religiosa, debbano essere messe al centro di ogni realtà di vita, di città, di diocesi, affinché sempre si possa riconoscere attraverso lo studio tutto ciò che il Signore attraverso i suoi benefici ci dona.